Ah, bellina, sembra anche che sfarfalli. Cosa essere questa cosa? Un Teletubbies c'ha lo schermo nello stomaco. Ma che figo, lui c'ha le cuffie. Oh mio Dio. Mi piace Bridge. Perché dovrebbe fare un ponte? Quakimoro io? Cosa? No, dai, ma come martello e scalpello? Tu mi avevi detto scalpello e scalpello per fare le costruzioni. Ora come facciamo? Beh, ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Build Battle. Le gare di costruzioni con scalpello e scalpello. Non so se vi ricordate com'era andata l'ultima volta, ma con la Nyan Cow eravamo riusciti a vincere sul primo posto. Più un altro paio di podi o qualcosa del genere. Allora, abbiamo uno squalo, una console da gaming, la piscina, la cow, che non so cosa sia, un meteorite. Meteorite l'altra volta abbiamo perso, facciamo la piscina visto che siamo in clima di estate. Piscina, piscina, gaming console. Potrei essere infame. Adesso non ho la più pallida idea di cosa inventarmi. Ho preso i colori per i tasti, ho preso il grigio per fare la console. Faremo un qualcosa tipo il Nintendo 64, vecchissimo e antico. Ormai le costruzioni per disteso sono un marchio di fabbrica, c'è poco da fare. Se non sbaglio il Nintendo 64 era tutto grigio, al centro c'era lo slot per la cassettina, poi c'erano gli agganci per i joypad. E poi c'è il joypad. Non c'era più nulla. Fine. Qui abbiamo lasciato 4 cubetti di lato. Anche di qua 4. Perfetto. Là ci dovremmo mettere la videocassetta, che in realtà non so come rappresentare. Quindi per adesso ci metterò della stone. Ma sì, magari la stone la fai così. Prendi una painting e ce la piazzi davanti. Tac. Va bellina. Sembra anche che sfarfalli. Poi mi prendi anche la clay. Facciamo il tasto d'accensione da qualche parte. Tipo qua. Glielo butti lì. Vabbè. Dobbiamo fare il joypad. Il joypad era bellino. Dritto per dritto. No, che cosa stai facendo? Su nulla. Abbiamo ancora 2 minuti, quindi facciamo che lo allargo leggermente qua. Voglio farci l'aggancio al centro. Tutti i colleghi da qua dietro. Qui mettiamo i 4 tasti. Così. In teoria mi servirebbero le freccettine, ma le freccettine non so come farle. Questo rappresenterebbe le freccettine, ma sarebbe stato molto meglio farle al contrario, no? Tipo una cosa del genere. Ok, questo è il joypad, questo è lo schermo con cui si gioca. Non mi viene altro in mente, potrei fare, boh, il monitor. In un minuto ce la faccio a fare un monitor, lo scopriremo solo vivendo. Lana, profusione, veloce, ste. Avrei preferito la piscina comunque, sa molto più di fresco, molto più d'estate. Questo sarebbe il monitor, oh mio Dio. E nulla, per fare veloce, una cosa mi viene in mente di fare una cosa del genere, dove giocano anche qua e c'è il riflesso, bellino bellino. No, non mi piace l'idea. Ho raggiunto il numero massimo di painting che posso mettere, perfetto. Chiudi sopra ed è fatta. Benvenuti nella nostra console. È venuta molto carina, eh. Soprattutto rispetto a questa. È brutta, vabbè che c'è Minecraft dentro, ma no, ok. Cosa essere questa cosa? Ah, bellino. Questo mi piace, ti do un good. Un po' tutti hanno fatto delle console strane. Questa potrebbe sembrare una PlayStation, quindi ti do ok. Questo è un computer, non è una console da gaming, no? È pop. Questo gioca con una tetta, praticamente. La nuova tetta 2000. Ha fatto il joypad, che è comunque bellino, quindi mi piace. Questo che cos'è? Un robo alieno? Sembra un computer, in realtà. Dai, ma che giochi tristi giocavi? Che è sta geggio? Col joypad fatto di carbone. Qui magari potrebbe essere una super figura bella, una super figura non si dice. Ho fatto la cassetta del Nintendo 64, il monitor, le immagini che sfarfallano, era tutto super realistico. Cos'è questo? Questo è super poop, ma non c'è un'altra spiegazione. È una piattaforma di pietra. Hai fatto un Game Boy? Cioè, apprezziamo tantissimo, ma è un Game Boy. Non bazzardare a votare leggendary che io mi ammazzo tutti, eh. Oh! Ha vinto la tetta? Sono arrivato ottavo! Ma state scherzando? Questo è un scherzo, un gioco? Pippa di peculo? Quakimoro io? Sono strabiliato, senza parole, ve lo giuro. Facciamone un'altra immediatamente, che se mi sale il male vi ammazzo tutti. Scarpa, deserto, lizard, crocodile e ping pong. Non lo so, raga, non so veramente cosa fare. Facciamo il deserto, che è semplice da realizzare. Eccoci, ping pong. Facciamo sta paletta da ping pong. Che ve devo dire? Anche perché ad essere sincero non mi viene nient'altro in mente. La facciamo bella prorompente. Così, che curva anche in cima. Poi qua si chiude, gli rimettiamo un po' d'ombrettina. Oh mio Dio, quanto è brutta. Nella mia mente giuro che non era proprio così. Sta colpendo la pallina. Poi facciamo una bella rete al centro. Prendo la ragnatela. Cow web. Ti prendi delle fence. Questo coso è bruttissimo. Statene certi che sembrerà il tennis. Ricongiungiti qua. Questa è la rete. Dobbiamo farla almeno doppia, spero. Sì, 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 veloce. Tutto pieno, senza se, senza ma. Il pavimento glielo fai di lapislazzulo, bello acceso. Però il quarzo ci riserve, mi sa. Eh sì. Almeno le linee del campo
facciamo le bianche, perlomeno queste. L'idea sarebbe di farne un'altra di qui, ma non c'è verso. Questa è la mia idea di ping pong. Non mi vengono altre cosine in mente. La sfera qui della pallina l'ho ricambiata. Se vuoi mettere magari l'effetto esplosione, non so cosa c'è. Ti è così che sembra che la stai colpendo, gli dai l'effetto shbim. È veramente brutto, ma proprio brutto, brutto, brutto. Aiutatemi a dirlo. Dovrebbero apprezzare il fatto che ci ha voluto tanto per farlo, perlomeno, no? A me piace. Poi se non lo apprezzeranno, cavoli loro. Cioè, guarda che roba, gigantesco, è una rete enorme. Votate almeno good. Non puoi votare poop, non ha senso, ho rispettato il tema. Guarda questo cosa ha fatto, un omino nudo, che cazzo c'ha, un teletubbies, c'ha lo schermo nello stomaco. Se io perdo da questo, io ammazzo qualcuno, capite? Bellino, il tavolo è bellino, però le dai, le palette sembrano dei piselli. Questa non è finita, poop. Ma è un campo da calcio. Io voto poop, non mi interessa. Questo gioca a ping pong, però non c'è nessuno di là. E con l'omino vincerà, Magari gli do poop alla faccia vostra. Accidenti, vi siete sprecati, L'omino blu che gioca a ping pong sul tavolo blu con la racchetta blu. La peggior rappresentazione di omini nella storia delle storie. In tutto questo c'è sempre un tipo che vota leggendari. Che è sta geggio? Mi è mancato pure un pezzo. Ping pong esplosivo. Però lui ha vinto tutto, bada che roba. Sono curioso di vedere quanto indietro arriveremo. Stanno votando leggendari, non so se avete visto. C'è il leggendario in mano sto qua. Fai pena. Sono arrivato terzo. Ha vinto questo. Io perdo da questo. Io ammazzo qualcuno, capite? Che cagata che stanno diventando le build battle. Vi giuro che non le faccio più perché non ha senso. Bravo, non farmi proprio più giocare, così sicuramente è meglio. Ma che figo, lui c'ha le cuffie. Oh mio Dio. Compleanno, televisione, show, Dragonfly Maids. Maids. È un labirinto. È un labirinto. No, non televisione. Maids. Me ne esco se votate televisione, me ne vado, giuro. 5, 4, 3, me ne vado. Demone, meteorite, nether, lago o inverno. Non me ne ispira neanche una. Toh, voto lago, così a cavolo di cane. E che lake sia? Allora, prendiamo il grass, prendiamo il water e cambiamo subito il pavimento, è la prima cosa da fare. Considerate che almeno tutto il bordo dovrà essere fatto così, quindi ci vorrà un bel po', ve lo dico. Il primo giro di terra è fatto. Ora bisogna renderlo anche un pochino più bellino, magari. No, non così. All'interno del lago poi ci mettiamo tipo un molo, qualcuno che pesca, una barchettina. Non avrò mai tutto questo tempo, ma ci provo. Adesso devo renderlo non artificiale, quindi mettere un po' di queste sporgenze in qua e là, altrimenti non sembra vero. Perfetto, prendi lo spruce. Però volevo le slab in realtà, mannaggia loro. Slabettine, il molo glielo fai qui che sale. Ah, da bellino. Zum pappa, zum pappa, zum pappa. Questo è il ballo di molettino. Fence gliela metti là sotto. Prendiamo anche dei sapling, va bene, vai con del bon meal. È ovvio ci siano degli alberi su un molo, mi pare il minimo. E poi comunque fanno un po' ambient, ci sta che è molto figo. Che cosa potremmo fare noi adesso? Canotto in mezzo molo? Ok, dammi la wool, mi dai clay. Rossa con il quarzo. Abbiamo un bello canotto qua in mezzo mare, ci mettiamo centro Village Iron. Alla bellino! Cioè dimmi che non vinco io, dimmelo che non vinco io, t'ammazzo. Non mi viene in mente altro raga, mi dispiace. Potrei mettere un lupo magari, cioè il lupo, è un lupetto. Mettiglielo qui nel mezzo, vai. Questo è il nostro lago con il molo. Tutto è bellino, bellino. Questo cosa c'entra questo con il lago? Ha fatto un cuore. È già il secondo che fa un cuore, non ha senso. Questa casa mia si chiama Fontana, non lago. Questo è un vero molo. Look at this. Bravo, tu mi sei piaciuto con leggenda. No, che booty pop, io t'ammazzo. Classico lago, no? Si chiama fiume. Bisogna fare una lezione qui di geografia. Questo non è un lago. Vabbè, ok. Fiume 2.0. Lago grande, bello, vabbè. Questo è un laghetto, è carino. Cosa potevo mettere in infè? Non ci ho pensato. Questo non è un lago. Questa si chiama idromassaggio. Per me è poop. Questo si chiama incrocio fra fiumi Tigri e Eufrate. Oh, madonna mia, no, è poop. Vabbè, ok. Oh, questo è bellino con la barchettina. Ecco, vedi. Questo potrebbe vincere per quanto mi riguarda. Gli altri no. Almeno lui ha fatto il lago e gli posso dare un ok. Sono arrivato secondo. Cavolo. Dai, ma il mio era più bello. C'era il molo. Cioè, o facevi vincere l'altro o facevi vincere il mio. Li mortacci vostra. Ci accontentiamo per adesso del secondo posto, perché ora facciamo l'ultimo e vinciamo. The last one. Ponte. Scienziato pazzo. Pac-Man. Casa sull'albero. Oh, la papera. Bridge. Facciamo bridge. Chi sei vota? Oh bridge. Mi piace, bridge. Prima cosa da fare, un bel water bucket. Trasformiamo tutto. Poi prendiamo stone, slab e non solo. Ovviamente il ponte deve collegare due cose, altrimenti non ha molto senso che lo fanno fare i ponti. Per me ci può anche stare, soltanto non vorrei che la prendessero in modo strano i nostri cari amici, perché
Non è un ponte proprio ponte. Facciamo che sale di un altro paio di cubetti, poi torna giù nella parte opposta. Veloce, step veloce. Lo so che è molto semplice, ma d'altronde ci hanno chiesto questo. Che cosa mi devo inventare? Architettura andata male la chiamavano. Non è simmetrico, mannaggia a noi. Come se il ponte di Brooklyn fosse simmetrico, eh. Lo sanno tutti che è storto. Fai una cosa del genere e poi boh, prendi... Non lo so, facciamo dei collegamenti a caso. Magari alla gente piace. Non mi viene nient'altro in mente. Sono quasi sicuro che sarà più bello di tanti altri ponti, anche perché ho fatto la parte sopra e nessuno l'avrà fatta mai. Ponte di legno classico che separa nel fiume, carino. Ponte autostradale, Berlino ha l'idea delle strisce al centro con l'acqua che esce da qua, bravo, i dettagli sono importanti. Questo che cos'è? Cioè che cosa dovrebbe collegare se qua non c'è messo niente, qua non c'è messo niente. Look at this, l'ottava meraviglia do mon, ah? Eh? Legendary, bravo, bravo compare, votami Legendary, grande così. Oh mio Dio! Cosa? Mi avevo dato Legendary sul serio, non mi succedeva da un millennio. Sono al settimo cielo, cioè l'ultima costruzione che mi sarei aspettato prendesse un Legendary ha preso veramente Legendary, cioè il batticuore. Perché dovrebbe fare un ponte per una pozzanghera? Che figata raga, non succedeva da un sacco di tempo. Anche questo è carino, però devo dire la verità, con questo dettaglio a fianco. Ma il mio è Legendary, è molto più di carino. È Legendary, è con il Legendary. Madonna mia, se sono contento. E che bello. Cari amici, questo video del Beat Battle termina qua. Sono veramente soddisfatto di questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo video. Basta, per tutto. Ho preso Legendary, non mi sembra vero. Dai così, dai. Le costruzioni leggendarie sono tornate.